Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Speriamo che oggi funzioni meglio del treno, perché ormai con questa mancanza di aereo Roma-Milano si fa solo in treno, un po' un casino. Vediamo come giudicano i giornali il giuramento di Conte. Però permettetemi, prima di fare un'analisi dei singoli giornali, di fare una serie di titoli del Corriere della Sera, che è veramente imbarazzante. Fraccaro, che è diventato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dietro al quale c'è stato tutto quanto lo scontro, perché Di Maio voleva uno, Conte voleva un altro, cioè Chieppa, eccetera, oggi sul Corriere della Sera, e non ridono, dice: basta parlare di poltrone. Cazzo, l'unica poltrona su cui abbiamo fatto un gran casino è la sua. Una volta che se la prende, dice: basta parlare di poltrone, e grazie, se l'è presa. Tant'è che dura poi, tra l'altro, 4 anni il suo governo, dice. Stella, grandissimo, uno dei più grandi giornalisti, quello che riesce a trovare le informazioni più intelligenti di questo mondo e che racconta la cronaca. Sulla cronaca di ieri dice: giuramento, cronaca di una mattina senza intoppi. No, scusami, ma perché in genere il giuramento che succede? Fora la Volkswagen di Conte e non si presenta, cade l'acqua dai muri, cadono i tetti, ma che cacchio succede nei giuramenti? Succede nulla, succede uno che giura, che è emozionato e che si è volta la mamma o la zia o l'amante, questo succede ai giuramenti. Cronaca di una mattina senza intoppi, stupendo, è tutto normalizzato. Poi in realtà molto più intelligentemente Francesco Merlo sulla Repubblica, invece del giuramento di ieri, dice una cosa interessante: l'occhiolino che fa Conte a Di Maio è quella stretta con le due mani che fanno i contadini a Foggia, probabilmente, ma non i Presidenti del Consiglio con la pochette con le quattro punte. La pochette con le quattro punte non gliela perdono. Oggi qualcuno si inizia ad accorgere, tutti chiedono: ma come si fa sta pochette con le quattro punte? Quanto tempo ci pensa per fare sta pochette alle quattro punte e per camminare impostato come Conte? Sembra una specie di manken degli anni 50. Comunque, il giuramento è stato fatto, in Senato altro tema, ci avrà 166 voti, ma interessante il pezzo del Corriere della Sera in cui, mettendo insieme qualcuno, De Falco, qualche fuoriuscito, eccetera, insomma, questi arrivano a 170 voti. Ragazzi, non ci si creda che non hanno i voti necessari per poter durare 4 anni, come tu giustamente dice Fraccaro, che dice: non parliamo di poltrone, tanto la sua si è presa. L'altra cosa fondamentale, oggi la Meli la ricorda sul Corriere della Sera, che una delle prime cose che farà questo governo è la legge proporzionale, perché dopo 3 volte che il PD ha votato contro la riduzione dei parlamentari, ha accettato di votare la riduzione dei parlamentari, il che vorrà dire che si ridurranno i parlamentari, sono tutti così contenti, meno sprechi di stati, eccetera. Però dopo aver ridotto i parlamentari non puoi mantenere questa legge, perché se mai si andasse a votare anche fra 3 anni Salvini se li beve. Quindi proporzionale, come dice la Meli, esplicitamente per neutralizzare Salvini. Guardate, non scandalizzatevi, molti di voi saranno magari salviniani, uno su tre in Italia lo è, ma la legge di merda fatta prima era stata fatta per neutralizzare il Movimento 5 Stelle, e c'è una sola regola: chiunque faccia delle leggi per neutralizzare qualcun altro sbaglia, ma non eticamente, ma perché non ci riesce. Le leggi contro non servono a niente. Beh, poi l'altra cosa fantastica, fantastica, è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera: la prima partita di Gualtieri, negoziare un deficit più alto. Ma come? Ma come? Abbiamo rotto i coglioni a questi perché devono tenere i deficit basso, perché devono rispettare lo 2,04%, oggi invece il deficit può essere più alto. Tra l'altro, senza vergogna, questo pezzo scrive Fubini, avete capito? Fubini, quello che gli faceva un mazzo di più: basta che arrivi Gualtieri, basta che arrivi l'Europa, basta che arrivi il PD e il deficit è più alto. Carlo Cottarelli se ne accorge oggi sulla Stampa e lo dice esplicitamente: ma che siamo matti? Non è che è molto diverso rispetto a quello che chiedeva il governo giallo-verde rispetto a quello che chiede oggi il governo giallo-rosso. L'unica differenza è che anche Cottarelli, che è un tecnico ma che ragiona, capisce bene, è che in questo caso alla Commissione Europea saranno tutti più indulgenti. Ma allora io mi chiedo, sono più indulgenti, e vi chiedo, perché c'è il PD e la sinistra e gli amici loro al governo, o sono più indulgenti perché oggi si può fare quello che non si poteva fare ieri? Cioè, ragioniamo su questa grande ipocrisia del deficit. Tra l'altro, straordinario, nei primi atti fatti da questo governo c'è quello di aver nominato Gentiloni come commissario europeo. Beh, fantastico. Ovviamente il Fatto Quotidiano dice: un altro Conte in Europa, per ricordando la nascita nobile del giovane Gentiloni, che più che nobile è sempre riuscito a infilarsi in qualsiasi casata di qualsiasi razza e tipo. Però la cosa straordinaria è che adesso l'Italia, il malato d'Europa, prende il suo ex Presidente del Consiglio, che non ha assolutamente
totalmente risolto i problemi italiani, perché questo è quello che non ha fatto Gentiloni, che peraltro ha governato questo paese, e lo fa ministro degli affari economici al posto di Moscovici, che diceva che l'Italia non era in grado di risollevarsi. Ragazzi, vale tutto, non facciamoci prendere in giro. L'ex Presidente del Consiglio ha risolto il problema del deficit italiano? No. Le clausole di salvaguardia sull'IVA chi le ha messe? Gentiloni, che poi gli altri le hanno peggiorate, ma le ha messe Gentiloni, e andrà in Europa a giudicare i programmi economici dell'Italia dove ci sono i suoi amichetti, posto che l'Italia era il grande malato d'Europa. Finché non vedo Gentiloni al posto di Moscovici, veramente mi viene da ridere, però insomma ho anche da piangere, fate voi come volete. Nuovo patto con l'Europa, il titolo del Corriere della Sera, in questo senso tra i ridicoli titoli del Corriere della Sera, questo è l'unico giusto ed è l'apertura del giornale, perché obiettivamente Gentiloni, un uomo del PD che va alla UE, è una notizia, così come è una notizia che il primo atto del governo è stato quello di impugnare un decreto del Friuli Venezia Giulia che riguarda anche la sicurezza sui migranti, e devo dire che è imbarazzante. Boccia dice oggi il nuovo ministro del sud, amico mio simpatico, bravo, intelligente, uomo che conosce il digitale, che conosce anche un po' la finanza, ma se il primo atto del ministro per le autonomie è quello di bloccare l'autonomia di un paese decisionale del Friuli Venezia Giulia, guarda un po', sui migranti, e dice non potevo farne meno, no, perché al primo consiglio dei ministri non diciamo stupidaggini, non potevamo fare a meno di nominare entro fine agosto il commissario, l'abbiamo nominato a settembre, vuoi che non possiamo fare a meno di guardare un po' più con attenzione che cos'è questo decreto? Lo stesso Presidente del Consiglio di prima e di oggi che boccia una norma, guarda caso, leghista come primo atto del Consiglio dei Ministri. Primo atto! Ci sarà forse un cambio di passo, e su questo cambio di passo si esercitano molto i giornali del centro-destra. Poi l'altra cosa fantastica di oggi riguarda il fatto che in un paese normale Carola, la capitana che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, denuncia, querela Salvini perché Salvini ha detto che è una delinquente, e Salvini viene indagato. Oggi è indagato Salvini, titolo del giornale, indagato Salvini, liberato Riace, no, Lucano di Riace, ma interessa poco che Lucano sia liberato, ci sono dei buoni motivi, insomma prima le condanniamo le persone e poi le teniamo in galera, quindi me ne frega poco di questo, ma che sia indagato perché Salvini ha detto che quella è una delinquente è una roba che in un paese normale, poi i magistrati sono autonomi, fanno quello che vogliono, è indagato e sarà così e finirà così e verrà indagato, prendetelo, segnatelo al 7 minuto e 55 secondi della zuppa di porro, vi dico una cosa chiara, che Salvini sarà ovviamente indagato anche ad Agrigento per sequestro di persone, abuso d'ufficio, sarà indagato perché i giornali non bollano su questa stronzata russa, sarà indagato grazie alle cazzate che ha fatto Salvini senza prescrizione, le stupidaggini che ha fatto Salvini sono approvare la legge con buona fede, per cui la prescrizione per i prossimi anni, dal 1 gennaio del 2020, non c'è più, si sospende dopo il primo grado. Complimenti a Salvini nella sua genialità di approvare con il Movimento 5 Stelle questa legge orrenda, però oggi purtroppo ne pagherà lui le conseguenze. Altre due cose, storie. No, sul governo, Fiamma Nera e Stambella Segnano, ricorda un vecchio fatto di Fieramonti, oggi il ministro degli interni, il ministro certamente più antisemita che troveremo insieme a Corbyn in giro per l'Europa, quello che si alza in un convegno in Sudafrica, sapete perché si alza? Perché entra un ambasciatore israeliano, ma vi sembra normale? E il quale poi continua a dire boicotta Israele, questo è un nostro ministro della Repubblica. E Fiamma Nera e Stambella, giustamente oggi chiede a Zingaretti che ne pensi, Zingaretti mi sembra si è intervistato una bella intervista di Cappellini oggi, dove ci sono tante cose, tra le altre dice in regione vedremo le singole regioni se faranno la resistenza del Movimento 5 Stelle, e però dice siamo arrivati a questo accordo con la schiena dritta, devo dire non voleva Conte e si è preso Conte, voleva una discontinuità e mi sembra che la discontinuità non c'è se non nei primi atti, devo dire, dei suoi sul governo, insomma posta schiena così dritta non la vedo. Molto più interessante l'intervista era De Micheli
No, è molto interessante anche quella di Zingaretti, non sto scherzando, è interessante anche la De Micheli, nei ministro delle infrastrutture alla stampa, che dice riprendo a fare la gronda e la TAV, e forse questo è l'unico dato buono di questo governo, però bisogna ricordarsi che TAV e gronda non le voleva fare il Movimento 5 Stelle, non i leghisti, il Movimento 5 Stelle è ancora al governo, i leghisti non ci sono più, no, tanto per mettere un po' insieme i pezzi, se uno pensa che questo governo funzioni meglio, il potere forte, ecco, quella roba lì era esattamente quella che non voleva il Movimento 5 Stelle che oggi è al governo, storia di cronaca straordinaria, figlio di Grillo indagato con tre amici suoi, figlio di Beppe Grillo, per violenza sessuale di gruppo. In Sardegna la cosa è una brutta storiaccia di una modella che ha un sesso di gruppo, ha sesso di gruppo con quattro ragazzi, tra cui il figlio di Grillo. La cosa straordinaria è questo Grillo dei poveri contro l'evasione, eccetera, che c'ha la villa in Costa Smeralda, dove suo figlio 19enne si diverte come si divertono i ragazzini. Certo, se divertirsi poi è sesso di gruppo con forza e con violenza nei confronti di una modella svedese, le cose cambiano, ma su questo ovviamente anche la stampa che mette in prima pagina questa notizia non ha nessun elemento per poter giudicare. E così non faremo noi, è soltanto divertente, no? Questo uomo che sta con i poveri, questo uomo che Grillo, già omicida, già evasore, magari educa un po' meglio tuo figlio invece di mandarlo una tua villazza in Costa Smeralda come qualsiasi, no? Bauschetto genovese che ha fatto 2 euro. Ciao!